Non sono nelle strettezze. Grazie Foschito, pazzesco, grazie mille. Anche a Morenix. Sono annichilito dalle persone grasse che c'erano a Chicago, però la pizza era buona. Va bene. Ma prenderlo con un finanziamento e pagare un tot al mese? Allora, Otto, quello che dici tu è saggio. Quello che dici tu è saggio. Il problema qual è? Il problema è che pagandolo così con un finanziamento, grazie mille anche a Defus, pagandolo così con un finanziamento non vado ad utilizzare la partita IVA. Capisci Ah, che sì, ha poco senso certo. per me fare un acquisto senza partita IVA se poi alla fine devo pagare un sacco di soldi per l'acquisto, cioè devo pagare un sacco di soldi per il Mac. E poi devo anche pagare un sacco di soldi di IVA. Quindi le cose devono essere equilibrate. Forse c'è un escamotage. Ci dovrebbe essere il tasso zero fino a domani, mi pare, o dopodomani, fino al 16. In teoria, pagandolo a rate, posso pagarlo con fattura. Il problema è che, porca di una miseria, devo comunque decidere in 2 giorni. Questa cosa non mi fa impazzire. È poco per prendere una decisione finanziaria così grossa. Ti serve necessariamente un Mac? Recoco, te lo spiego semplice. Grazie mille, Donald. Come sapete, come sanno tutti, io monto con un Mac. Mi trovo da Dio con Final Cut e tutto quanto. Tra l'altro, Final Cut è un programma di montaggio professionale che usano praticamente tutti. Lo usa Cane Secco, che è il più ganzo della cumpa. Comunque. Mi trovo molto bene, non voglio cambiarlo. Come ho sempre detto, il mio PC fisso, quello con la 1080 e tutto quanto, è una console. Posso streamare da quel PC fisso, va benissimo. Registro i video con quel PC fisso, però è una console. Non voglio intaccarlo con montaggi, file, è solamente una console come fosse una Play 4. Lo tratto come se fosse una Play 4 proprio per renderlo asettico, va bene? Tutti i file vengono poi spostati nel Mac che monta, cioè tutti i documenti, questo qui è il computer di lavoro. Poi ci riesco a fare alcune live come questa, purtroppo di una qualità non particolarmente efficace, ma intanto funziona. Quindi non ci lamentiamo troppo. Grazie mille a Gran Passo e a Dark Matteo. Un anno di ficcanza, primo anniversario, la cena lumi candela la offre lei, vero? Guarda, ho mangiato una pizza bruciata. Ho Scusa? detto una bugia? Era Ah, meraviglioso. sì, Zoomati un ricordo. po' che ci sono io di dietro. Non mi posso zoomare, non c'ho mica. È una webcam. No, Neanche cropparti? posso fare così. Il Mac fa il galoppino, esatto. Quindi il Mac è quella macchina che io mi porto in giro, ci scrivo i video, me lo porto in ufficio a Torino, me lo porto in America e tutto quanto. Potrei comprarmi un PC da gaming con molti meno soldi da portare in America? Sì. Però mi dovrei portare il Mac per montare i video mentre sono in America e anche il PC da gaming. È una scomodità incredibile. Forse lo farò alla fine perché a livello monetario mi conviene, ci risparmierei dei soldi a comprare un altro PC. Però non lo so. Insomma, sono quei pensieri che dici, che cazzo però, che cazzo. Sapete qual è l'idea figa che speravo, per la quale speravo che andasse in porto tutto quanto l'ambaradam dell'easing? Che tu paghi i tot al mese. E alla fine dei 2 anni dell'easing, loro non ti puoi tenere il Mac, glielo devi ridare indietro. Perché? Perché ti danno il modello nuovo. Cazzo, è un abbonamento fighissimo. Però devi avere 3 anni di partita IVA, quindi se ne riparla fra 2 anni. E poi secondo PC fuori dall'America lo useresti? No, forcina. Lo userei semplicemente per le live fuori porta, esattamente come sto usando questo in questo momento. Ma perché avere due computer quando con uno posso fare tutto? Emiliano, quanto fa? 15, ma sono tantissimi 15. Oh, stregheta! Se sono tanti, ma stasera. Aspetta, Gonna Sing che non si suga? Perché è piccolissimo! Quindi a domani, signor gatto, da Mantovano è il meglio veneto che possa fare. Grazie, Rumatera. Grazie mille a lei. Tra l'altro, ci sono i Rumatera a. Non credo. Dici che non stanno No, suonando? Però no. dov'è che dovevano essere? Scorzè. A Scorzè, alla sagra dello sport. Però sta veramente venendo giù. Iddio, come si dice. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia Igor, però ho capito dopo tutti questi mesi. E questa era la prima cosa che è successa oggi. Sono andato là e poi l'ho portato con questa signorina molto carina, tra l'altro. È stata simpatica, mi ha raccontato tutto quanto. Ed era anche una bella mona. Bella
Grazie a Wacca per i suoi 9 mesi. E niente, mi ha detto anche che mi conviene, se dovessi fare quel cambio lì, mi conviene vendere il mio Mac da solo anziché darglielo dentro. Quindi, se volete, ve lo vendo a voi a 10.000 euro, però lo firmo, lo autografo. Lo comprereste all'i7? Un tera di RAM, un tera di RAM, Madonna, un tera di hard disk, Comprato 16 giga di RAM. Eh? una nave Fatta? spaziale, Fatta, 10.000. 10.000 è par poco, è rotto. 10.000 ok, ma senza autografo. Ah, quindi mi paghi per non metterlo. Il Mac della NASA, no, quello della NASA dovrebbe essere quello che mi volevo prendere, che veniva un conto incredibile. Ci volevo mettere 32 giga di RAM, l'i9 e 2 tera di hard disk. Veniva una cifra improponibile che non voglio spendere assolutamente, perché porca troia, sono troppi soldi. Sono veramente troppi soldi. Quindi ci penso bene 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 a questo finanziamento, sarebbe un finanziamento a tasso zero per 12 mesi, scaricando con partita IVA dovrei riuscire a rientrare di 1.000 euro alla fine. Nel senso che i 1.000 euro mi vengono poi scalati dall'IVA. Vediamo. Quando ho visto quella cifra ho avuto un calo di zuccheri, va, corna, a me è venuta una sincope. Randomize a name, la creatività per scrivere le frasi belle l'ho terminata svariati mesi fa. Quindi mi accontento di salutarla fortissimo e ricordarle che anche noi rovigotte la amiamo. Metaforicamente, dice. Che è successo? Punkers! nulla. Punkers, che fa? Regala 5 sub per caso? Grazie mille, Punkers. Intanto ringrazio l'eroe casuale che finalmente riesce a condividere. Grazie mille, gentilissimo. Punkers ha fatto un grande regalone a tutti voi. Ha fatto un regalone a Candeggina Lamenta, a Rosario Alotto, Simone Greencube e Mascalzino e Valdan Vig. Grazie mille, Punkers. Ringraziatelo in chat, che gentile che è stato. Che bello. Adesso arrivano. Adesso arrivano. Gentilissimo davvero. No, non il fisso, Dani, il portatile. MacBook Pro. Eccolo, grande Punkers, gentilissimo. C'è un po' di delay dal Mac. Riccardo, dai una cospicua macchina. È stato così generoso che mi ha lagato il PC. Che bello. Che bella community che stiamo tirando su. Ha Riccardo, dai una cospicua macchina. spaccato. Sei un grande, la Madonna. Col 6. Albidor, è già passato un mese. Il tempo passa quando ci si diverte. Grazie mille anche ad Albidor. Riccardo, dai una cospicua macchina. Michele, io ti ho ringraziato. Grazie a Mixel. Sì, che ti ringrazio, Puoi rimandarlo dai. indietro dopo 30 giorni? Non credo, Paranoid. No, non credo si possa fare rimandarlo indietro dopo 30 giorni, perché quello lì sarebbe un Mac modificato, un Mac con... Vabbè, intanto sapete cosa? Ve ne parlo mentre giochiamo, perché altrimenti non ce la facciamo più. Cioè, che vuol dire? Aspetta, aspetta. Siamo qui per giocare e soprattutto adesso giochiamo assieme, perché un membro di voi dalla chat verrà scelto casualmente e tutti gli altri ce n'è per tutti, tranquilli. Aspetta Spiega un attimino come funzionava un secondo che qua questo non gioco, che l'acchiatturo. magari non tutti Adesso lo c'erano. spieghiamo, adesso lo spieghiamo. Bravissimo. Ovviamente non funziona qui, non funziona niente. Perché non funziona niente? Ok. Però non si vede il gioco e niente, aspetta. Scusatemi, eh. Dead Celles, inietta. Ok, adesso funziona. Ah, giusto, mi conviene spostarmi di sopra me. Eccomi qui. Le Dead Celle. Aspetta che magari faccio così. Oh! Better. Better call Soros. Ok. Ok, allora, abbiamo la modalità streaming. Ciò significa che uno di voi viene selezionato dopo che avete chiesto Pick Me, e sarà il suo arduo compito
curarmi. Ecco qua, come potete vedere, il nostro eroe è morto, potete dirmi di tutto, oppure ecco quanti bei pikmi. Grazie mille, ragazzi, datemi una bella mano. Per questo livello, Per naturalmente, questo livello, poi verrà cambiato per il prossimo livello e quando uno si abbona mi pare di avere no, dei festeggiamenti, poi non so se ho dei bonus effettivamente. Ho un problema perché in questo momento sto giocando questo gioco qui che ha il doppio salto e dei tipi d'attacco. Oggi ho provato a giocare ad Hollow Knight. È stato tragico. Uno perché il pad come si chiama questo qui? della play. No, no, della Play. Il pad di Ah, sì, della Switch play. è uguale ma diverso ed è una scomodità. Fa abbastanza cagare in realtà questo qui. Funziona ma fa abbastanza cagare. Questo funziona bene. Anche quello della Play secondo me è meglio di quello di coso, di Switch. E due, grazie mille a Foschetto, guardalo lì, che mi segue. Porca troia, i giochi sono simili ma diversi. Bestia, è chiuso? Salute! Ah, Excuse me. no, niente, è chiuso. E quindi ho fatto merda su Hollow Knight, perché sono proprio due tipi di gameplay simili ma diversi che mi hanno causato dei problemi gravissimi. In Hollow Knight cercavo di fare il doppio salto. Spacco la faccia, ok. Come si gioca? In alto, di lì mi pare. Ah, ok, perfetto, grazie mille. Cosa segreto? Cosa segreto? Dov'è il segreto? Dov'è il segreto? Bestia, bestia, il segreto, me lo sono perso. No, forse era il cibo. L'avevo visto. Mi ho sbloccato un teletrasporto. Spacco la faccia a questi. E raccogliamo delle celle per dopo. Potenziamento. Per favore, datemi il Brutal, siate gentili. Sei arrivato il primo boss? No. Ma Hollow Demon, guarda, ho giocato neanche 2 ore totali, eh. Sono abbastanza una pippa e dopo che ho giocato Hollow Knight, tra l'altro vedrai che sarò pure peggio. Qui c'è il mercante in fiera, fammi vedere se qua c'è altro, ma non mi pare. Perfetto. Questa è una cosa carina. Qui puoi pagare il tributo e aprire la porta, oppure sfondare la porta e beccarti un malus. Il malus è vieni shottato. Aspetta, che ho sbagliato i tasti qui. Sono scomodo perché sto maledetto tavolo mi impedisce di stare sotto con Tu i giochi con piedi. le Io mani sotto di solito? gioco con le mani. Sì, perché sennò se faccio così si sentono i tasti. Vuoi un cuscino per appoggiarlo sulle gambe? No, non è il problema, è che non ci sto, perché il tavolo è troppo basso. Lo so, ma almeno qui sei più comodo, hai le No, braccia no, appoggiate tranquilla. su. Randello assorbe il 75% dei danni e però me lo vuole mettere al posto dell'arco. Cazzo, è potentissima sta cosa, la uso. D'Artagnan, fammi provare. Invece. Aia! È un po' buio in faccia, Sono un tipo. po' buio in faccia, meglio, sono dark. I teletrasporti servono a teletrasportarsi. Di qua si andava. C'è una roba lì in alto, scusami. Ah no, ma perché mi segna in blu i teletrasporti? Che scemenza. Ma segnameli in giallo. Mappa delle palle. C'è il Perry? No. C'è il Perry? In Hollow Knight c'è il Perry. Qui non lo so. C'è una Non so se c'è il buon tabella dei Morelli. comandi. Sì, però apri la tabella dei comandi per gli stronzi. Io sono pro. Fai per il culo? Se non Simpatico. l'hai ancora trovato, il Perry c'è. Una notizia per te. Dai! Mamma mia! Che rischi business! Mano dice che con lo scudo puoi fare sia parry che tenerlo fisso. Come si fa a fare il parry, scusa? Ah, così? Aspetta, fammi provare. Sì, ho capito, come faccio con le frecce? Non si può, aspetta. Bravissimo. Pachirinosauro, grazie mille per la sub. Festeggiamo, festeggiamo. Stia, come si scende di sotto. 1, 2. Hopla. Spacco la faccia.
Cosa mi dà? Un kebab, lo mangio, buonissimo il kebab. Ecco, l'unica cosa che non apprezzo del gioco, come dicevo ieri, è che i nemici ti possono attaccare attraverso i muri. Questa è l'unica cosa che proprio non... non mi sconfiggo. Vorrei provare il perro, vieni qui. Bello! Ma come 5? Di già quanto vola il tempo, mamma mia. Teletrasporto. Ok. C'è qui Tutankhamen. Strofina. Come strofino questo fallo. Scusatemi. Ho sbagliato. Senti quanto digita quella dietro. Lo stai digitando. Sto spiegando cos'è il gioco? L'uccellino è foschito che mi può curare quando ne ho più bisogno. In questo momento non ne ho bisogno, lui è bravo che non mi sta curando. Ma chi è foschito? Chi non sa chi è il PAL non capisce di cosa stiamo parlando, lo sto scrivendo. Ah, ok, ok. Non vedo l'ora dello scrigno Twitch. Da capo a piedi dei nemici. Brucia da capo a piedi dei nemici. Ostia. No, non mi ficca. Mi tengo lo scudo. Sì! Cartello, che c'è scritto? Da Tom. Non c'erano i cartelli prima dell'aggiornamento, no? Non mi ricordo. Tutta questa interattività sembra di essere tornati a Solletico! Mamma mia, Solletico. Però il doppio salto è una cosa utilissima in questo tipo di giochi. Mannaggia Hollow Knight, giustamente non ce l'ha perché lui fa dei salti abbastanza ampi. Che però affanculo. Esamina. È morta! Vabbè, ci fottiamo, cosa ci fottiamo? È da poco. Vabbè, mi piace che lui fa. Guarda cosa ho trovato. Cazzi miei, ciao. Foschito, buona giornata. Non è vero, non se ne va ancora. Se ne va tra un poco. Non sono a casa, Funky Bozzo. Boom. Ancora. Mi hai dato sul tempo. Hai visto? Sono il number one nel dire le situazioni. Rotolo, signorina. Moro mi diceva che Negromante non è utile per una sega, quindi... Morto dentro è bello, mi dà più vita. Oh, dammi questo. Questo è il bonus che posso scegliere per la prossima cosa. Mi bevo un bel beverozzo. Ciuccia ciuccia, boom! Allora, boh. Possiamo modificare il livello successivo. Ah, ok. Non posso andare finché non avete votato. Abbiamo Shots, Spikes o Smoke. Shots aggiunge Inquisitore al livello. Spikes aggiunge Spikes. Vabbè, sei aperta. Al livello. Scusa, la votazione è partita? Perché non me l'ha mica detto. E adesso è finito il tempo, non posso più leggere perché è sparito. Perché mi devi parlare sopra? Mi scusi. Dura poco, la... E niente, non sapremo. Dura mai. Poco, ma con tanto sentimento. Nebbia, attenzione, i mostri mortali invisibili possono essere nascosti in una fitta nebbia. Il viaggio a tuo rischio e pericolo. Benissimo. Grazie. È ora del Pikmin, ragazzi. È ora del Pikmin. Salto qua. Ale, non si sta spada la riusciremo mai ad avere? Ed è stato foschito. Cosa fai? Citti per caso? Com'è possibile? Come... Narrami i tuoi segreti, Foschito. Stai forse citando? Come hai fatto a tornare? Dimmi. Foschito, hai imbrogliato? Narrami. Come hai fatto? Foschito, dimmi. Hai citato, Foschito? Non so come funzioni, se è il primo che scrive o altro, non credo, dovrebbe essere randomica la cosa, però che La Madonna e la nebbia! Quanto nebbia è la nebbia? Cazzo, non si vede neanche la nebbia. Che fa quello lì? Cosa fa quello lì? Sta benedendo tutto con l'incenso, gli spacco la faccia. Ce n'era altri? Ho visto! È arrivato Rovigo. Cazzo, carina la nebbia, però anche vaffanculo. Ma sono loro che fanno nebbia? Eh no, perché non sta smettendo. Sì, si dirada. No, non ho capito. No, non credo. Cazzarola.
Cazzarola. È tosta adesso, eh. Credo che abbia vinto Smoke. E beh, Smoke. E niente. Corretto come fa a curare? Lo deve scrivere in Siat. Adesso mi è venuta voglia di Mortal Kombat, però. Ce l'hai Mortal Kombat X per la PlayStation? Lo compriamo? Ti spacco il culo. Ti distruggo. Fatality. Ragazzi, a 100.000 like io contro l'Ale in Mortal Kombat X. Aia, che dolores. Spago le porte, spago tutto. 100.000 like, 100.000 viewer, vi limono, come, porca vacca. Sarebbe bello arrivare a quelle cifre. Purtroppo se non faccio Fortnite è difficile. Estrofino. Cosa servirà? È anche vagamente contento del fatto che lo strofini. 5.000 sub di sculo, assolutamente sì. Mi manca. Ne stiamo perdendo anche un botto. Ricordatevi di rinnovare, mi raccomando, per favore. Cliccate abbonati, amici miei. Oh. Cos'è questo gancio qui? È meglio del mio questo? Assorbe 70. Beh, vabbè, ma no, il mio è d'oro, per forza. Tieni, dammi qui. Ah, o uno o l'altro? Ah, beh, ma allora sicuramente è meglio questo. È un bonus in più. Anziché una scelta. Ok. Aveva il logo di Twitch il barile che ho lanciato. Aspetta. A 5.000 sub facciamo il disco. Aspetta, guarda. No, non è vero, non, era un teschietto, era. Porca miseria! È quasi morto ed è morto, ma sono il più bravo di tutti. Artefatto ignoto, me lo infilo nel culo molto volentieri. Evviva! Hai Sinnar, grazie mille per aver rinnovato, bravo! Gigi Easy. Ehi, come sono baldanzoso! Non solo lui. Non sono lui? Me lo son perso l'altro. Aspetta. Dopo. Non lo vedi? Nebulaki, grazie mille anche a lui. La si segue anche in vacanza. Ah, che bello. E Sinner invece ha fatto 21 e il numero naturale dopo il 20, prima del 22. Beh, ne sa, pacchi. Grazie mille per il sostegnos. Scusa, è da qua che faccio? Mi inculo? Foschito, mi devo inculare per caso? Non lo so, non lo so. Ah! Ma che storia! Ma questi qui adesso se li tocchi fanno delle situazioni! Ma guarda te! C'è stato un cambio nel gameplay! Ma quindi. Che storia da sturbo! Carino! Quindi tu sblocchi roba, mamma. Bello, bello! Estir. Lo sapevo io che mi facevo danno. Quanto, tra l'altro, quanto, porca di una vacca. Ah, me l'ha sbloccato, ok. Ma. Foschito, che fai? Mi curi? Guarda te, e chi gliel'ha chiesto questo qui? Ah, lasciami fare. Come lasciali fare? Oh! Prendi iniziativa e metti che ci rimango offeso. No, massimo è il contrario. Metti che ci rimango offeso dopo. No, 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 no! E che da fanculo. Tiè. Mamma mia. Ok.
Che durezza qui. Ah no, c'è il coso, c'è il feticcio di Kirikou e la strega Karamba. Che surprise. Ma basta sta gente qui. Dov'è il feticcio qui? Non lo trovo. Eccolo. Ma questi che fanno nebbia, che senso ha ucciderli? Perché sono loro che... Che succede? Che succede? Raikoku regala 5 abbonamenti pure lui, ma grazie mille! Grazie a Raikoku che appunto ha regalato 5 sub a Corri, a Mannivù, a Omardrum, a Zampa e a Mister Scarpa. Grazie mille, ringraziatelo! Ma che bella serata! Sì, effettivamente ha tolto la nebbia, ammazzare quelli lì. Gentilissimo anche lui. Serata piena di emozioni questa. Peccato che non ci sia un festeggiamento diverso nel gioco per le sub regalate. Vabbè, ma finché ci sono questi nemici qui che puoi uccidere e togliere la nebbia, non è male, eh? È fattibile. Eccolo. Uff. Cioè, è partito un phon di Lamore? Non lo senti che c'è un phon? Sono i vicini? Sento il fondo dei vicini? Doppia balestra automatica? Scusa? Ah, un progetto, ok. Permette alla chat di scegliere il tipo di programma. Prego, ragazzi! Vi ringrazio infinitamente. Grazie mille, Ora ricorda ai nuovi iscritti cosa possono fare visto che sono sub. Raikoku. È vero, adesso tutti quelli che sono sub, vi ricordo che potete entrare sul mio sito. Anche i non sub lo possono fare. Trovate cose interessanti come ad esempio. Tutti gli oggetti che sto usando in questo momento per streamare. Ancora, ancora! Oddio. Cavigliere, grazie mille anche a lui, non da meno. Grazie a Cavigliere che ha regalato a Miki, a Hayflower, a Meteox, a Hyper Forever e a Lurfo. Che persone. Daghine, e va bene. Grazie mille. Ma adesso doppie trappole uguali? Che storia. Va bene. Grazie mille ragazzi, davvero. Sono emozionato. Oh, siamo pazzi, porca tro... Fanculo, così impari. Stendardo, me ne fino nel culo. È lo stemma del re. E beh. Ok. Sosso solo per il cavigliere. Appena torno, promesso, cavigliere. Appena torno. Ah, ci hanno aggiornato Sos, cavigliere. Non so se lo fa. Se no, non so se lo fai. L'hanno riportato a com'era. Sarà il tuo grande ritorno. Non vedo l'ora. Anche Madonna. Beastowl! E niente, stasera siete pienissimi. Grazie mille. Beastowl regala al terribile Ivan, a Steak, a Wunderluke, a Trollolol e a John Stravolto. Che serata. Grazie mille. Comunque potete andare sul sito, loggarvi con Twitch e nella sezione sub potete vedere il video del mese che potete vedere solo se siete subscriber in quel mese che pubblicherò giovedì 16, giusto? Ok? Di solito il 15 del mese, stavolta sarà il 16 perché il 15 è Ferragosto, grazie a The Dots, ovviamente, non da meno. E in più, già subito in questo momento potete vedere in anteprima due video che usciranno non questa settimana, che è già iniziata in realtà, ma la prossima. Quindi il sito però potrebbe essere in sovraccarico in questo momento, viste tutte le sub che sono arrivate. Grazie mille, ragazzi. Senti De Sica come si è preso bene. Riccardo, dai, non cospicua mancare. Ma, niente, non lo so dire, non lo so dire. Scusatemi, scusatemi. Fortuna che sono simpatico per altri motivi, dai. Ma sì. Non so fare le imitazioni, va bene. Mai sapute fare nella vita. E niente, non sono riuscito neanche a fare il Perry. Ci ho provato. E grazie anche a Vicuz! Ah, e tra l'altro, chi si suba con Twitch Prime non vede la pubblicità. Ma in realtà credo che anche i subscriber non di Twitch Prime non vedano la pubblicità. Oh, ma qui non c'è il salto sul muro. Sarà da sbloccare, immagino. Nessuno lo vede la pubblicità dei sub in I sub non vedono pubblicità, generale. giusto? No. Elmat, grazie mille anche a lui. 11 mesi lui, 11 mesi. Fammi tornare indietro perché qua ho sbagliato. E Senir, i 30 si stanno avvicinando. Senir ne ha 27, vorrei dire. 27 sono tanti, eh. Mettete in fila un sacco di numeri, quando arrivate a 27 è il suo.
E Deflon Joy. Grazie mille anche a Deflon Joy. E che cazzo ho fatto? Che stupidaggine, spacco tutto. Ok, fatta. Sto anche giocando bene, nonostante le distrazioni. Ah, ecco, guarda Phoenix cosa dice. Che dice Phoenix? Con Twitch Prime non vedi la pubblicità di nessuno, con la sub normale solo a quello a cui lo fai. Ah, perfetto, sì, quindi tutti i subscriber di questo canale non vedono la pubblicità di questo canale. Ottimo. Ah. Mamma mia, che serata. Sono brioso. Gatto non deve avere più paura del calo dei sub. Rinnovate però. No, è vero. Purtroppo il calo dei sub è una cosa normale per essere agosto, però basta, vi giuro, basta che... quando lo dico lo... Aspetta che mi sto incasinando con i verbi. Allora, lo dico senza curarmi dei verbi, ok? Poi fate voi. Ok. Astia. No, fa un secondo lo dico. E qua c'è una situazione disdicevole. Ok. Se quando dico di cliccare tutti su abbonati, tutti cliccano su abbonati, il problema non c'è. Naturalmente non dovete abbonarvi per forza pagando, potete farlo tranquillamente. Che miseria, che dolore, che me lo sono preso nella face quello. Potete farlo con Twitch Prime, pagano semplicemente 36 euro annuali di Twitch. Di Amazon Prime, scusate. Sto confondendo adesso con le parole. Bastardo! Che miseria, ho sbagliato tasto. Grazie ad Albi Marchi. Se voi cliccate tutti su abbonati e siete Twitch Prime, potete abbonarvi gratuitamente di mese in mese. Io ogni tanto lo ricordo, se lo fate tutti in quel momento non c'è nessun calo di sub. Poi naturalmente dovete volerlo fare, se non vi interessa più essere sub al mio canale, ci sta, non lo fate. Nessuno vi deve costringere a fare nulla di tutto ciò. Sono interessi, soldi e pensieri vostri. Volete supportare me, supportate me, volete supportare qualcun altro, supportate qualcun altro. Però... se siete appunto Twitch Prime, è uno spreco non supportare nessuno. Quindi fatelo, io ve lo ricordo, poi fate quello che volete. Grazie a Lonco, faccio la mia parte per compensare il calo dei sub, grazie mille. Io ti giuro, mi devo spogliare nudo adesso. Ho caldissimo. Il ventilatore lì, tiratelo verso di te. E ho paura di... a questo punto credo che se mi mettessi il ventilatore addosso mi viene la polmonite. Non so come aiutare. Come lo rompo questo qui sotto? Ah, usa la runa. Allora, voi supportate solo se volete, però sapete che se lo fate diventate il 96% più carino. Storia vera? È così. Come... cos'è questo? Sì, non avrei dovuto. Chi è? Ha detto boh, mi sono caccato io. Ho attraversato la faglia, sì. Ostia. Oh. Sì? Ostia, qua finisce a merda. Oh no. Cazzo. Non credo mi convenga, non c'ho... Tongo, grazie mille! Che faccio? Vado? Accetti la sfida e sarà ricco, ho capito, però non c'ho... è un percorso a ostacoli, ok. E là. Ok. Codice della community, ok. Ok, buono anche questo. Ah, ok. Vabbè, quanti ok ho detto? Vabbè, è un percorso ad ostacoli, facilissimo. Oh, la madonna. Ah, è vero che posso fare il coso anche. Cazzo, sono veramente un po'. Oh, ostia. Su, che dolore. Arca! Mamma mia, eh sì! dai! Si esce! Oh cazzo! Oh cazzo! Sì, ho capito, però non c'ho vita! Grazie a Sax! Guarda che ti hanno... buona live! La vita potenziata... tantissimo. Sì, però non ce l'ho.
è quello proprio, non ho cura, non ho cura. Infatti, provate, ho scritto prova a Non curare. può, non può, non c'ho le, non c'ho la Magari c'è il pozza. simbolino però. Non c'ho la pozza. Cazzo. Devo trovare l'uscita adesso per... Mercante. Non vende cure il mercante, ma solide realtà. No. No. Guarda che anche una Grazie a Red proiezione. Panda Online. Sette come gli anni del Papa. Un'altra prima. Un'altra? Sax, no, l'ho Ah, ringraziato scusa, Sax. l'ho perso, non ero l'euforia. Il ghiaccio fica sempre, sì, ma io c'ho lo scudo adesso. È meglio il ghiaccio dello scudo? No, perché lo scudo c'ha... Allora, guarda. Lo scudo... Avrei i nemici bloccando da una parete, ok. Però mi protegge anche nel mentre. Ma hai due trappole? Sì, ma non me lo fa Ah, mettere al posto della sì. trappola, mi sa. Non posso metterlo al posto della trappola. O sì. Non ho idea. Ma lo scudo non ha neanche un... Grazie a Void, che regala un abbonamento a Forcina per capelli. Il ghiaccio OP. Ok, allora prendo il ghiaccio. Non mi dico di tutto che OP. Tiè. E Fierra, grazie mille a Fierra. Non so cosa dire, ho esaurito le battutine. Però ti vivi, grazie mille per i suoi 12 mesi. No, non sono al posto delle trappole, purtroppo. La Raikoku, magari. Intanto Mac può. Magari, cazzo. Dai, non mi ci far pensare che... Pensieri finanziari, porca vacca, sono troppo giovane per questa merda. Arca troia! Arca! L'hai visto? Si è bloccato. No, dai, che male, che male. Ha Ma sì. scattato. Durissimo. Grazie anche ad Endri. Magi, magia, dormi. E Adri comunque. È Adri? Scusami, Sì. Adri. Dai! Dai, i nemici che mi attaccano attraverso i muretti mi fa di un fastidio, guarda. Ho bisogno di cure, tantissime cure ho bisogno. Ma le cure le trovi o le compri? Ho preso sangue? C'è anche una donazione. Aspetta. Faccio pure io la mia parte e lancio i soldi per il pranzo della prossima settimana. Vedi se vuole bene gattone. Grazie a Se vuole Master of the sicuro, è Wind. sempre un'aggiunta divertente alle live. Santo cielo. Che sera, ragazzi, io vi voglio bene. Vi abbraccio duro. Porca troia. Orca. E quanti ce n'è di questi? Ma sta scattando adesso. Come mai? È andato da Dio finora. Forse la nebbia. Dici? Sembra strano. Mi Boh. serve Non è che è partita assolutamente la natura. registrazione come stamattina? No, stamattina ho fatto partire la registrazione quando ho cercato di chiudere la live. Ok. Te l'ho già detto. Sto attento. Mi hai detto verso la fine, non avevo No, no, capito alla fine proprio. premendo i tasti per chiudere Ok. la live, No, no, premendo il scusami. tasto per chiudere la Non live. l'avevo capito. Mi potete potenziare il viola per cortesia? Qual è il viola? Il Tact. tatti. Non lo so. Sì, tact. Ok. Il Tutti su tatto. tact. Tutti sul tatto per piacere. Perché vedo che abbiamo 4 di brutal, 4 di survival. E tattico purtroppo ancora uno. E magari riusciamo a fare qualcosa di più preponderante. È la fine di livello? Oh no, c'è il boss. No, dai. Non mi dire. Non sono No, preparato. dai. Mai. No, non mi dire che c'è il boss. Phoenix! Dottor Klemlitz ha regalato l'abbonamento a Phoenix! Grazie, Doc. Ah, che miseria, c'è l'uscita! Vado all'uscita, fanculo.
No, no, per carità, non Vai, sarei mai andato contro un bo. Credo ci fu. Aspetta, questo che non è. Sì, è riuscito, ok, perfetto. Porca vacca, vai. È dopo il porca prossimo vacca. livello, dicono. Ah, ok, quindi lì dentro non c'era il boss, la boss fight. Vabbè, non importa. Avevo veramente poca vita, non volevo rischiarmela. Ora, un pollo della salute 2 non sarebbe male come cosa da sbloccare. Ora abbiamo doppio salto in aria, buio, il livello è immerso in un'oscurità più Fate quello che assoluta, volete, guarda. aggiunge nemici volanti al livello. Scudo casuale, no. Spada larga, fammi vedere. Causa danni ingenti, arma da mischia. Lente pesante, ma detto se mi fa. No, guarda, guarda, voglio andare a puntare tutto qui per averne Guarda una anche più in tardi. base a quello che hai come statistiche, se devi comprare qualche arma, No, visto che no, hai... non ho comprato niente. Ah, dici adesso dalla signora? Perché hai brutalità e... Allora metto il concatenamento. Ok, mi curo, porca miseria. Mamma mia, vai. Quindi Vado. solo una cura per livello la puoi utilizzare? Sì, dal prossimo livello 2, perché Ok. posso. Ho Quindi scritto, lo salutiamo. chiunque faccia il prossimo companion curi solo E poi. Una quando... volta sola, solo quando ve lo chiedo, perché sennò è un disastro. 1200 di HP, sì. Buono. Salti, puoi saltare più volte in aria. Ok, buona, grazie. Qui c'è niente, ho paura di morire lì sotto. Ma porca. Non riesco più a giocare. Oh, Shadow King. Grazie mille per essersi unito a me in questa battaglia. Che dolore che mi ha fatto questo stronzo. Cazzo, fa anche parecchio danno adesso la cosa. Bene. Benissimo. Ah, giusto perché ho il concatenamento. Guarda qua, Jig. Oggi siamo stati alla Lego e Grazie. avevano Voltron, avevano. Porca vacca, che bello. Oh, tocca a voi! Spaccate qua, che io spacco questi. Grazie Luca Merchio! Aiuto, aiuto anch'io, aiuto anch'io. Granata da fanteria, dammi, perché a sto punto almeno ne abbiamo due. Ottimo. Che bello. Sarà arduo a questo livello. Sapete che mi sta piacendo tanto? Quanti siamo per caso in live, lo sai? 812. Buono, dai, meglio di ieri. Niente. C'era una sub regalata, me la son persa? No, era quella di prima, però non ho visto il nome allora di chi, del regalatore. Dottorino Ale, grazie mille, dottorino Ale. Ora puoi vendere oggetti che non prendi. Ottimo. Che miseria che salti. Tiè. Cazzo, è veramente OP il ghiaccio. Porca vacca. Aia. Mi potenziate ancora il ghiaccio, per favore? Ah no, forse non si può fare. Eh no, infatti, ho brutalità o sopravvivenza. Andiamo di brutal allora. Giustamente, perché sennò uno va a potenziarsi solamente quel cazzo che gli pare a lui. Aspetta, gli faccio un sorpresone. Ho urlato tanto, scusatemi. Ho paura di andare lì sotto. Vorrei andare a vedere, ma ho paura che si caschi e si muoia. No? No, no, no. Cioè, non andare, per carità. Capito.
No, 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 mi ero già buttato. No, sono spacco tutto adesso. Non posso. Cosa fa questo? Porca miseria. Mamma mia. Sono forse fortissimo? La risposta è sì. Scusami. Ah, cagare, Hanno avvistato la nave oggi. va là. Cos'è? Mi Ti hanno avvistato alla nave avete oggi. visto una nave oggi? Ma fermatevi quando mi... Fermatemi. Tattica! Ragazzi, tutti su tattica. Devo fare le Kamehameha fortissime. Se mi vedete per strada, fermatemi. Vi saluto volentieri, ci facciamo la foto. A meno che non stia mangiando, ma... Sto mangiando, è un po' imbarazzante. Magari evitiamo. Però quello è il buon gusto, diciamo. Il bon ton. Tattica aumentata. Niente, adesso finirò per abusarne. Poi dal prossimo livello farò merda perché muoio. Opla. Mi sto divertendo. È bello. È veramente Niente, bello. alla fine di questo livello qua c'è il boss, mi sa, quindi Che sboro. Vabbè, niente. attenzione. Siamo abbastanza power, in questo momento. Però la prudenza non è mai stronza. Cazzo, mi ha preso. Ho notato parecchio danno da parte dei nemici. Mi servirebbe trovare della cura. Non mi curi, signor Shadow. Ok, guarda quello lì che clippa. Kikiriki di fantasia. Non so perché, mi sta andando via il cervello, scusatemi. Ah, dicono che è molto forte il boss. Dai, no, non è Sì, troppo, non è forte il è quello boss. bruttissimo, No, è una sega, infatti. dai, mi prende per il È culo. il final boss questo. Eh sì. Sì. Racconto delle cazzate, raccontate. Grazie, arrivate. E vabbè, da qui non mi si attacca, ciao. Ribateio. Hola. Ho detto giusto? Opla, aspetta. Come vado su? Faccio così, faccio così, faccio così. Fenomenali poteri cosmici! Invece... Aia, che dolore! Bastardo. E dai, sti attacchi attraverso i muri, però. Questo lo devono sistemare. Grazie a Michael! Oh oh. E va bene. Attacchi attraverso i muri, proprio non riesco ad accettarli. Perdonatemi, sarò stronzo io. Non ce la fa. Vabbè, per adesso non ho bisogno della cura. A lei e famiglia. Dicono se ti interessa che è molto tank, però a tutti gli attacchi schiva Ma benissimo. come fate a sapere che boss avrò? In Perché penso che i base. Che livelli siano frecciata. randomici, però Sì? il boss finale ogni tre è sempre lo stesso, alla fine dei primi tre è sempre quello, alla fine dei secondi tre è sempre quell'altro. Ok, grazie Quindi Bezunga. E anche Wololol per i 14 mesi. Non so cosa dirvi, dai, ragazzi, la brutalità. i boss sono solo tre, dico. Ho capito. Ma infatti non vedo neanche troppo cambio nelle cose. E qua tattica, sempre su tattica stavolta. Ah no, ma aspetta, ma voi state votando ancora quello di prima? No, miglioramento. Sì, però io in teoria Ah, ne sono ho. tattica. E lo so, ma in teoria ne ho... dovrei aver preso un altro. Ok, adesso Ah, votate ok, tattica. Grazie. ricordo. Minchia, mi ero preoccupato, ho detto cazzo, ho preso un miglioramento. Ricordo Finito. amico. Buona. Adesso vado un po' più dritto. Tattica aumentata. Thanks. Puff. Bastardo questo però.
Che mi dice, ti pareva che ce n'era un altro qui su? Guarda te. Sparare attraverso i muri questi qui. Quanto cura la cura? Non lo so, me lo stavo giustamente chiedendo anch'io. Ho sbagliato. Paura adesso. Un po' di paura. Non sto trovando cure. Sai che non ho neanche un potenziale, una spada più forte della mia. Non l'ho trovata. Sì, però non l'ho trovata. Ok, dai. Figa, non c'ha spade. Mi sono scordato che c'ho anche questo, effettivamente. Infligge 70 danni in 5 secondi. Congela le sue vittime. Questo qui quant'è che fa? 166 danni. Dovrei usarla di più, la granata. In teoria è una cura, lo so, la voglio tenere per dopo. Dai Marisa, ti aspettiamo per ottobre allora. Settembre-ottobre. Io ogni tanto solo perché sei concentrato, non voglio restarti. In realtà rispondi perché io odio tutti. Scusa? Niente. Oh. Sono un attimo impaurito. Questa run sta durando più di tutte. Non sono mai arrivato così avanti. Ah sì, c'è la morte lì sotto. Perfetto. Non sono mai arrivato così avanti. Mi sento un po' il peso in questo momento. Scusami, e qui? Prima del boss c'è di nuovo la stanza tranquilla. Ah, ok, bello, grazie. Cos'è questo? La granata nello shop. Ok, questo. Granata stordente, ok, scusami. Bistool, grazie per il regalo a Maurizio e Laurito. E niente. Vedi, chiedi e ti sarà dato. Dove devo andare? La vedo dura, Bezunga. La vedo dura. Come dicevo oggi alla signora della metro, non l'ho raccontata poi la storia. Dai, non ho raccontato la storia. Mi sono fatto la tessera della metro, ragazzi. No, io qui giù ci sono già stato, non c'è niente. Dove devo andare? Ho parlato della Apple perché la seconda storia straordinaria è che oggi sono stato alla metro. Mi sono fatto la tessera metro. E penso che ti devo spiegare cos'è la metro, però. Ah, giusto, la metro è quel negozio che vende all'ingrosso, che ha partita IVA. Io ho partita IVA e l'ho sfruttata finalmente. E ho comprato 24 Coca-Cola da bar e 24 succhi alla pera da bar. Perché potevo farlo, allora l'ho fatto. Se volete conquistare il gatto, due sono le cose: Coca-Cola o succo alla pera. Ma non la metro. Devi finirla dentro e era la fine. Com'era la fine? Fai per buttarti nel bar. Ah, no, no, no. Mi stavo buttando dentro. Ho controllato nella mappa prima. E allora questi. Ma porca troia. Basta attaccare attraverso i muri, bastardo! Bastardo, dai, non cospi più. Non lo so parlare. Hanno tutti pensato alla metropolitana. Perché... lo so che avete pensato tutti alla metropolitana, perché chi non ha la partita IVA non le sa ste cose, giustamente.
Si chiama Metro, ho capito, colpa mia, si chiama Metro, potevano chiamarla negozio all'ingrosso. Avrebbe avuto senso, invece l'hanno chiamata Metro, che vedevo di... Oh, vado a riposare, aspetta, fammi sbirciare più avanti. No, per carità, non voglio neanche qui esagerare. Bravo mascalzino. Mi sono fatto la tessera e credo di non essere mai, in vita mia, mai stato, no, anzi, non credo di essere... Ah, sai per... Ma sai che non ho messo il ventolino? Non ho attaccato il ventolino e il Mac comunque non è caldo. No. No, però il fatto che l'abbia rialzato forse ha fatto. Come hai rialzato? Ecco, c'è il ventolino sotto ma non sta funzionando. Brava, dove... Vabbè, non mi hanno mai trattato meglio. La signorina era... Mi ha trattato da Dio! Sembravo suo figlio. Mi trattava veramente benissimo, è stato bellissimo. Era incredibile, ma la signora che... Cioè... Di un... Boh, Era avrà di avuto una 60 anni, gentilezza. Che 50, non ci so. bello. Un amore. Dov'è quella della spada? Ah, ancora, devo sbloccare altri 7 oggetti. Sandali spartani. Ok, ne ho ancora 11. Ok, andiamo su. Me lo devo usare per forza adesso, no, vero? È giusto perché sono da pochi. Ah, i sandali li voglio mettere. Ah, i sandali vanno messi al posto di un'arma. Cazzo! Non lo sapevo. Brava. No, no, rimango così per ora. Minchia. No, no, non mi hanno mai trattato così bene, neanche all'Apple Store. Che all'Apple Store ti trattano da Dio, infatti ci siamo trovati benissimo anche lì. Lì ci hanno trattato meglio, ci hanno dato caffè gratis, acqua gratis, di tutto, ci hanno trattato Caffè. veramente bene. E ho detto la prima Ah, cosa. scusa. E qua il boss? Ti piacerebbe essere il boss? Il boss è uno della chat? Cazzo. Dai! E chi è? E noi dobbiamo attaccare. Cosa fa? Come cammina storto? Teniamo botta. Ah, aspetta che mi sono fatto... No, non mi sono fatto danno, fortunatamente. È Lord Altair il boss. Oh, stregheta. Oh, cos'è sta roba? Bono, sai? Ogni 20 secondi può scrivere zombies, flies, Che miseria! rain e bombs. Toglie parecchio questo boss. Che miseriona! Viva la fava! Va bene. Paolignos, vuoi essere tolto? Porca di una miseria. No, mi toglie veramente un botto. Orca, che male! Mi toglie veramente troppo quella cosa lì. Mi serve una cura? Paolignos, per cortesia. Grazie. Mi curi? Paolignos, tocca a lei. Una cura. Grazie. Oh, ahia. Per favore. Ho capito, però se non mi sta curando c'è un problema. No, era troppo sospeso.
Cosa? Era stato sospeso per quella scritta di prima e quindi non poteva scrivere, credo. Porca miseria, però. Ecco. Quindi adesso muoio per colpa sua? No, non voglio morire per colpa sua, perdonami. Però ho bisogno, cioè non mi va. Com'è che si faceva? Ecco qui. Ecco qui. Ok. Mi dispiace, però avevo bisogno proprio di curarmi. Poi magari muoio da solo, da stronzo. Non gli togli vita questo, vero? Ah, però diventa anche resistente al ghiaccio dopo un po'. Ostia. Ah, no. Toglie uno la bomba. Com'è possibile? Che è stordente, credo. È stordente la bomba? No, non mi Non pare. è quello che era Ah, stordente. porca miseria, ho sbagliato allora. Fede, curami, Fede. Grazie a Nepturate. Perdonami. Grazie mille, Fede. No, non ce l'ho fatta a saltare. No, 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 no. Dai, che abbiamo tolto più di metà vita. Dicono che non è stordente la bomba, allora boh. Però gli toglie uno e basta. Infatti mi pare. Non, questo attacco qua che mi frega, eh? Ci hai provato, bestione di merda. Grazie a Robl. No, Rob One. Arca miseria, stavo per fare una. Non leggere, non leggere. Non leggere. Muori, Ah, no, 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 non ho più muori, vita. Aiuto, aiuto, aiuto. No. Cazzo, che duro. Mamma mia. Niente. Zero però, eh. Prima di arrivare qui il boss aumenta di tanto le pozze. È la prima volta, dai. La prima volta che vedo un boss. Ma va bene così. Va bene così, ragazzi. Bello, Bello, bello. bellissimo, bellissimo, assolutamente bellissimo. L'ho apprezzato molto. Abbiamo anche sforato di un pelino. Io. Andiamo dalla Roby? Ti ha C'è la Robin fatto? live? Sì. Sentiti E io non la voglio raidare, mi fa schifo la Robin. E pazzo. va bene, dai, che Dai. palle. Vi raido la Chikibe, signori. Ditele tutti. Sì, ma basta, basta! Con svariati punti esclamativi dove vi pare a voi. Vi auguro tanti sogni d'oro. Grazie immensamente a tutti per le donazioni, le sub, le resub, che stasera siano stati un botto. Sono veramente col cuore in mano, vi ringrazio tantissimo. Vado ad uccidere. Sto malissimo, però è stato bellissimo. Grazie a tutti. È stata veramente una bellissima serata, sia come gioco sia come compagnia. Grazie a tutti, ragazzi. Buonanotte.